Un uomo cade dal cielo precipitando nel bel mezzo della strada e si guarda intorno stordito come se provenisse da un altro pianeta. È un film di fantascienza? No, è la scena di apertura di Mr. Bean, uno dei programmi televisivi più iconici degli anni 90. Le sue vicissitudini rocambolesche hanno conquistato grandi e piccini di tutto il mondo, con quella loro vena comica particolare dovuta al fatto che il protagonista non usava mai le parole per far ridere gli spettatori. Ma quale ispirazione si cela dietro il personaggio di Mr. Bean? Dove si trova ora l'attore che ha segnato multiple generazioni? Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprirlo. L'inconfondibile Mr. Bean è stato interpretato dall'attore comico britannico Rowan Atkinson, ormai 65enne. L'ispirazione del suo personaggio televisivo proveniva dalla sua stessa personalità esplosiva, dalle sue esperienze giovanili e da un disturbo del linguaggio che aveva superato nel corso della sua carriera. Con questa serie televisiva e altre attività di recitazione, Rowan è riuscito a costruirsi una fortuna di circa 120 milioni di euro e Mr. Bean è diventato un nome conosciuto in tutto il mondo. Soltanto nel 1992 lo spettacolo è stato visto da più di 19 milioni di persone. La serie Mr. Bean è iniziata nel 1990 e finita nel 1995. In totale sono stati realizzati 14 episodi, una quantità piuttosto ridotta rispetto alle classiche serie televisive americane. I produttori inglesi preferiscono prendersi il loro tempo per creare nuovi episodi sempre originali e stupire gli spettatori con effetti speciali. Un attore così simpatico potrebbe sembrare una persona spigliata e autoironica, ma da giovane Rowan Atkinson era un ragazzo molto timido a cui non piaceva ritrovarsi al centro dell'attenzione. Per fortuna, però, il suo talento è stato scoperto e portato alla ribalta. Le sue facce buffe hanno conquistato gli spettatori fin dalla sua infanzia, quando interpretava dei piccoli ruoli nelle recite scolastiche. Sapevate che uno dei suoi compagni di classe era niente meno che Tony Blair, eletto primo ministro inglese dal 1997 al 2007? Atkinson si è ispirato anche al vecchio comico francese Monsieur Hulot, noto per la sua commedia che faceva più uso delle espressioni che della parola. Questa scelta derivava dal fatto che l'attore soffriva di balbuzie e si vergognava di recitare davanti alla telecamera, soprattutto dopo anni di bullismo sofferti durante l'età scolastica. I suoi coetanei lo prendevano in giro per il modo curioso in cui pronunciava alcune parole per limitare la balbuzie, motivo per il quale il giovane Rowan preferiva rimanere in religioso silenzio. Atkinson non ha mai avuto alcuna formazione professionale nella recitazione, quindi il suo talento è completamente naturale. Fin da piccolo aveva mostrato un forte interesse nei confronti dell'assemblaggio e il funzionamento degli oggetti elettronici, motivo per il quale ha scelto un corso di laurea in ingegneria e ha proseguito gli studi con un master presso la prestigiosa Università di Oxford. È qui che è entrato in contatto con uno studente che sarebbe diventato in futuro uno sceneggiatore di successo, Richard Curtis. Entrambi hanno fatto parte della compagnia teatrale dell'università e la loro amicizia si è rivelata fondamentale per la carriera del comico. Curtis trovava divertenti il suo modo bizzarro di parlare e le sue espressioni facciali e lo incoraggiava a sfruttare i suoi difetti a suo vantaggio. Insieme Curtis e Atkinson hanno realizzato dei piccoli sketch comici per l'Oxford Playhouse e altri festival teatrali locali. Dopo il college, Rowan ha ottenuto dei ruoli in varie produzioni minori, ma è diventato famoso solo grazie alla sua parte nel programma televisivo satirico Not the 9 O'Clock News, mandato in onda dal canale BBC. In questa serie, gli attori imitavano in chiave comica politici, celebrità e membri della famiglia reale. Atkinson e Curtis hanno scritto insieme tutti i copioni dello spettacolo e hanno vinto molti premi prestigiosi, come l'Emmy e il British Academy Award. Nel 1980 Atkinson è stato eletto persino uomo dell'anno dalla BBC, riconoscimento che lo ha incentivato a ricercare ruoli maggiori nel mondo dello spettacolo. Il primo episodio di Mr. Bean è stato mandato in onda nel 1990. Per la sua prima apparizione pubblica nei panni dello sfortunato Mr. Bean, Atkinson ha deciso di esibirsi davanti a un pubblico di lingua francese invece che inglese. La motivazione risiedeva nel desiderio di sapere se il suo spettacolo potesse conquistare anche i paesi non anglofoni, motivo per cui ha deciso di continuare a mantenere la bocca chiusa per tutta la durata della serie e affidare la comicità alle sue espressioni facciali.
Le sue smorfie erano un linguaggio universale a tutti gli effetti, che gli ha permesso di esportare lo show in molti altri paesi del mondo e raggiungere una fama impareggiabile. La serie si è conclusa nel 1995, dopo solo 14 episodi. Altri avrebbero potuto scegliere di cavalcare l'onda del successo e scrivere altri copioni, ma Atkinson stesso ha preteso di interrompere lo spettacolo prima di annoiare il pubblico. Il suo personaggio era incentrato sul suo viso e col passare degli anni la flessibilità dei suoi muscoli facciali sarebbe diminuita inevitabilmente. Inoltre, Rowan non voleva più interpretare un uomo dalla mentalità infantile e desiderava esplorare ruoli più maturi. Il personaggio che si era costruito era tuttavia quasi impossibile da dimenticare e chiunque lo vedesse sullo schermo veniva riportato immediatamente ai tempi di Mr. Bean. Atkinson ha cominciato a ricevere soltanto offerte per ruoli buffi e goffi e ha capito che il fantasma del suo personaggio principale non gli avrebbe mai lasciato spiccare il volo sul grande schermo. Nonostante la delusione, non ha mai rimpianto di aver interpretato Mr. Bean e ha accettato di buon grado le poche parti che è riuscito ad accaparrarsi nei film, tra cui alcune produzioni dello stesso Richard Curtis. Oltre alla commedia, Atkinson ha un altro grande amore, le macchine da corsa. Nel corso della sua vita ha vinto alcuni premi prestigiosi nei circuiti di media difficoltà, ma allo stesso tempo ha accumulato una lunga serie di incidenti pericolosi che avrebbero potuto stroncargli la vita. Nel 2011, per esempio, la sua McLaren F1 si è schiantata contro un albero e gli ha causato una ferita alla spalla. Sebbene l'auto sia andata completamente distrutta durante l'impatto, Atkinson è rimasto quasi illeso e ha potuto lasciare l'ospedale solo dopo poche ore. Per fortuna in quel momento guidava come Rowan e non come Mr. Bean, altrimenti il risultato sarebbe stato sicuramente diverso. Un'altra dimostrazione della sua grande prontezza di riflessi risale al 2001, quando durante un viaggio verso il Kenya, in Africa, con la sua famiglia, Atkinson ha sventato un incidente mortale prendendo il comando dell'aereo. Il pilota aveva perso conoscenza in volo e l'attore, che non aveva mai volato prima di quel momento, ha preso in mano la cloche di comando e ha mantenuto il velivolo in aria finché il pilota non si è risvegliato. I passeggeri del volo hanno sperimentato qualche minuto di terrore, ma dopo un atterraggio sicuro hanno ringraziato Atkinson dipingendolo come un vero eroe, svelto e coraggioso. Siamo sicuri che questo grande momento impallidisca di fronte al giorno in cui è stato nominato Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II, nel 2013, per i suoi meriti eccezionali e il servizio reso all'arte drammatica e alla carità. La fortuna di Atkinson è stimata attualmente a 120 milioni di euro, una cifra impressionante se si considera che la sua carriera è stata molto più breve rispetto a quella di molti altri attori famosi. Il suo reddito è dovuto in gran parte all'immenso successo ottenuto interpretando Mr. Bean e Johnny English, il protagonista di una trilogia di film che riprende in chiave parodica la saga di James Bond. Atkinson ha realizzato ottimi affari nel settore immobiliare e nel commercio di automobili di lusso, ma la sua rendita proviene dai diritti d'autore assicurati con Mr. Bean. Nel 2013 il comico ha celebrato il 25esimo anniversario della serie che lo ha consacrato alla fama mondiale percorrendo le strade del centro di Londra con la sua leggendaria macchina gialla, una poltrona legata sul tettuccio e l'inseparabile orsetto di peluche, riportando in vita per qualche minuto un personaggio amatissimo. Le strade della capitale si sono riempite di fan sfegatati accorsi per ammirare il loro eroe comico dal vivo per un'ultima volta, dimostrando che il mondo intero ama ancora il buon vecchio Mr. Bean. I fan sono la parte migliore della vita di un attore. Nel 2016 e nel 2017 Atkinson è stato vittima di truffe cibernetiche che sostenevano rispettivamente che si era tolto la vita a causa di una depressione inguaribile o che era rimasto ucciso in un incidente automobilistico. I suoi sostenitori hanno abboccato all'amo e hanno reso omaggio al comico con messaggi sentiti e commossi, che si sono poi trasformati in celebrazioni di tripudio quando la verità è saltata fuori. A causa della sua balbuzie giovanile, Atkinson si teneva alla larga dalle donne da cui era attratto per timore di risultare ridicolo durante la più banale conversazione. Nonostante questo, nel 1990 ha sposato la truccatrice della BBC, Sunetra Sestri, con la quale ha avuto due figli di nome Ben e Lily. Nel 2015 la coppia ha deciso di divorziare dopo un matrimonio durato 25 anni. Oggi Atkinson ha una relazione con l'attrice 35enne Louise Ford, che gli ha dato un'altra figlia di nome Isla nel 2017, alla veneranda età di 62 anni. Mentre Ford si dedica alle pretese della sua carriera in crescita, Atkinson lavora come papà a tempo pieno e si occupa della bambina.
Rowan Atkinson ha lasciato un'impronta indelebile con il suo Mr. Bean nel cuore di grandi e piccini. Sebbene la serie sia terminata da un pezzo, le nuove generazioni possono ammirare i suoi spettacoli sulle diverse piattaforme internet e conoscere un personaggio che non si lasciava battere dai bulli, non si prendeva troppo sul serio e mostrava sempre un carattere altruista. Le sue vicende mute rimangono accessibili a tutti, indipendentemente dalla lingua, dalla cultura e dalla classe sociale dello spettatore, che può comunque immedesimarsi in quel buffo impiegato d'ufficio dal volto espressivo.